Allora ragazzi, chi decide di fare il grande salto e viene a vivere in un camper? Decidiamo di vivere in un camper. Giriamo il mondo, prendiamo un camper un paio d'anni e si gira il mondo in un camper. Non è una scelta facile quella di mollare e dire ciao, basta, adesso per 2 anni prendiamo anche un anno sabbatico. Facciamo un anno sabbatico e si gira. Un anno, anche 2 anni si può fare. Perché stavo pensando, ragazzi, che alla fine è vero vivere nel bosco, però non è che noi siamo animali stantii, cioè girare, vedere così non è male come idea. Quella di vivere nel camper, penso e credo che sia una soluzione ottima, perché in un momento in cui, che può essere un'alternativa a quella di vivere nel bosco. Perché in un momento in cui tutto sta aumentando, bollette, ti arrivano bollette che... Cioè, adesso praticamente prima te ne fregavi, adesso quando ti arrivano le bollette, cioè praticamente quando apri la busta della posta prendi uno shock. Ovunque, perché sono aumentate tutte, dappertutto. In qualsiasi parte, veramente il costo della vita, anche qua in Germania per dirti, è aumentato, dappertutto è aumentato. Quindi, perché non vivere in un camper? Perché non vivere in un camper? Cioè, alla fine fai l'investimento del camper, ne prendi uno anche di seconda mano, tanto che te frega, non è che c'hai bisogno di un qualcosa che vada a 2000 all'ora. Deve essere giusto attrezzato, deve avere un piccolo cucinino, ma neanche, perché secondo me sì, qualcosina lo devi avere, perché metti che trovi le giornate che poi c'è brutto tempo, non è che te puoi mettere fuori. Però fondamentalmente è pazzesco, ragazzi, è pazzesco pensare alla vita che oggi tutti noi facciamo. Ci si alza e si va casa, lavoro, solite cose. È pazzesco, pazzesco, pazzesco. E quindi io dico, alla fine, c'hai il tuo camperino, e fondamentalmente mangi un po' fuori. Cosa ti serve? Cosa ti serve? Un piccolo cucinino, due padelline, dove ti fai da mangiare. Un piccolo loculo che deve essere parte del camperino dove dormi, quindi loculo per dormire, loculino per dormire, più che loculo, loculino. Piccola zona e il discorso di espletare i propri bisogni fisici, che quella è una cosa, ecco, quello. E un po' qualcosa che ti produca un filino di acqua calda, perché poi io sono maniaco della pulizia. Basta! Di che cosa abbiamo bisogno? Si prende e si cerca di andare nei posti che fa caldo, c'è il sole, si sta bene e costano poco. Quindi, fondamentalmente, direi il basso dell'Europa per iniziare, quindi Portogallo, Spagna, Andalusia, si passa a trovare quel mitico paese, anzi faremo anche un video dove hanno cercato di abbattere il neoliberismo, ok, paesino dell'Andalusia, in Spagna. Bassa Grecia. Si va giù in Albania, si va giù in Turchia, che ne so, comunque in posti caldi. Quando sei in posti caldi, di che cosa hai bisogno? Non hai bisogno del riscaldamento? E già hai abbattuto la bolletta del riscaldamento. Hai abbattuto la bolletta dell'elettricità. Cioè hai già abbattuto oggi, perché oggi siamo arrivati al punto che Gedendal ha urà per pagare le bollette. Ok, abbiamo il discorso della benzina per spostarsi, va bene. Ok,
ho capito, ma gli spostamenti sono limitati, che di lì ci sta, ci fermiamo 15 giorni che ne so, stiamo ad Almeria, andiamo a vedere il deserto di Almeria, poi ci spostiamo, andiamo a Cadiz, cioè non è che sei sempre dietro a spostarsi. Poi alcune volte ti piazzi in qualche posto che non spendi niente, qualche volta mai vai magari in qualche campeggio dove puoi riempirti l'acqua, farti una bella doccia calda e compagnia varia, e passi le giornate, ti leggi un libro, guardi qualche video sul tubo, che ne so, e sei rilassato, vai, visiti, cammini. Anzi, l'ideale sarebbe riuscire a portare un paio di biciclette. Un paio di biciclette sarebbero il toccasana. Ti arrivi, come quando siamo andati giù con Zaccaria in Spagna, che avevamo il furgoncino con dietro due biciclette. Arrivi, metti la bici, quando siamo andati a Bene, dove abbiamo fatto il nostro giretto. Quindi, biciclette ti mantieni in forma, non spendi niente. Alla fine, se uno decide, un paio di amici, o in tre, sarebbe 2/3, due persone, può essere un amico, un'amica, che ne so, cioè tre persone, comunque un due o tre persone che decidono di dire: ragazzi, molliamo tutto, se molla tut, e si decide di fare 2 anni così, girando, trovando la gente. Poi io conosco, mi seguono dappertutto, quindi dove vado sono convinto che un piatto da mangiare lo trovo da qualche amico che mi dice: dai Lambre, vieni a trovarmi, passa qui e compagnia varia. Pensate che bello, facciamo una roba che poi può essere anche una comitiva in più, eh? Non è detto che può essere, certo, un camper magari ci stanno 2 persone, massimo 3. Se poi si aggrega qualcheduno si possono fare 2 camper, 3, 4, 5 amici, ma via, libertà, felicità, libertà, via, vivere. Alla mattina ci si alza, si fa un po' di flessioni, allenamento, si porta dietro un po' di pesi, ci si piazza vicino a zone di mare, quello che è, si prende un po' di sole, si narra, si cerca di avere meno telefoni possibili e immaginabili, e è finito. 2 anni. Adesso, perché è pazzesco la vita che facciamo, adesso viene la domanda fondamentale. La domanda fondamentale. Uno, gli sghei. 2, ma domani che cosa farai? Questa è la domanda fondamentale. Allora, alla prima domanda, allora, alla seconda domanda, che è quella della, la seconda domanda è: che cosa farei dopo? Allora ragazzi, chi decide nella propria vita di prendere degli anni sabbatici lo fa perché ha bisogno di spazio, di libertà. Io nella mia vita ho preso 3 anni sabbatici. Ogni tot anni, ogni 10 anni ho preso un anno sabbatico al lavoro. A 20 l'ho preso, a 30 roba, l'ho fatto per 3 volte. E vi posso dire, e vi posso garantire, che tutte le volte che poi sono tornato dopo l'anno sabbatico ho sempre trovato da lavorare. Perché? Perché, punto uno, se te che voglia de laura, vergogne fate il trove de sicur. E questo è fondamentale. Punto due, se comunque sai fare qualcosa di progettazione, cioè hai un lavoro in gamba, qualcosa trovi. Quindi da questo punto di vista, ma fondamentalmente, io rimango dall'idea che se uno ha voglia di lavorare, di fare qualcosa, il lavoro lo trova. E questo qua è importante. Il secondo, gli sghei, perché uno dice: vabbè, però sai, stacchi 2 anni e gli sghei sono sghei. Sì, però ragazzi, se ci si mette in 2 o 3 amici a decidere di dire: facciamo una cosa del genere, stacco tutto, mollo, vado via, alla fine che cosa ti costa? Se ti fai un bel carico di pasta e riso, cioè il riso ti sta lì anche 1 o 2, quindi quando tu hai fatto prima un periodo di scorte di generi alimentari non deperibili, quindi sto parlando di pasta, tonno, fagioli, piselli, cioè ti fai una mega scorta, una super scorta, cioè quella ha voglia, poi se vai in giro non è che 10 kg di pasta li paghi chissà che cosa,
Certo. Cioè, più o meno per il mangiare non è che spendi tanto. Certo che se decidi di fare questo non è che vai tutte le volte a mangiare all'hotel 5 stelle. Se decidi di andare in Spagna trovi, ogni tanto puoi anche andare, un menù da 10 euro lo trovi. È chiaro che devi comunque avere via una riserva di moneta, non puoi partire che sei strepenato. Però se hai lavorato degli anni e non sei riuscito a mettere via niente, vabbè, allora sono cazzi tuoi, ragazzi. Cioè, se uno lavora e un pochettino non spende e spande, se ha un pochettino di accuratezza, qualcosina comunque riesci a risparmiare per poterlo fare. Poi, se hai lavorato da anni, hai diritto a una liquidazione. Ragazzi, io lavoro da anni, per esempio. Cioè, se vado, c'ho comunque una liquidazione. Penso che la liquidazione che ho mi basta comunque per potervi girare 2 anni, per dirti. Cioè, e poi se lavori comunque hai diritto anche a una disoccupazione all'inizio, quindi ti copre la disoccupazione, cioè hai una disoccupazione che quindi c'è la disoccupazione che puoi prendere, quello hai comunque una liquidazione, se hai 2 risparmini non è che vivere nel camper una volta che comunque l'hai preso, cioè prima secondo me devi risparmiare per poter prendere il camper. Comunque io qua in Germania ho visto per esempio un mare di camper che costano una cretinata. Vi ricordo quando avevo fatto un video sui prezzi dei camper, l'avevo fatto a Brema. Poi c'è un grandissimo concessionario anche di fronte all'Europark, appena una volta mi fermo ve li faccio vedere. Cioè ci sono camper a pochissimo prezzo, cioè trovi, certo non trovi le di Dio, però un camperino lo trovi. E quindi secondo me anche se ti metti con 2 o 3 amici a dire ciao, lo prendiamo insieme, cioè l'idea non è male quella del camper, ok? E vivere nel camper non ti costa tanto, cioè 1 anno 2 bisestile che cosa ti costa? Un po' di benzina, un po' di mangiare e qualcosina dove piazzarti. Perché l'idea del camper? L'idea del camper può essere alternativa all'idea del vivere nel bosco, perché il camper è libertà, il camper ti stacchi, decidi di dire adesso per 2 anni faccio questo, mi rilasso, vedo, faccio, e dopo 2 anni torni, e dopo 2 anni torni e ti rimetti in discussione. Lavoro, io ripeto, se uno sta in zone dove il lavoro c'è, il lavoro lo trovi. È inutile che stiamo qui. Ragazzi, Germania del Sud, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dove sto io, dove anche, anzi, io poi adesso dovrei anche poter, dopo 8 anni devo, ho anche il diritto perché ho fatto il corso di integrazione, ho fatto anche l'esame di B1, quindi c'ho statale, certificato dal Bundesamt, come cazzo si chiama, quindi ce l'ho, quindi io ho fatto quello. Io dopo 8 anni potrei prendere anche la cittadinanza tedesca, anzi volendo probabilmente avrei diritto anche all'Arzfia, volendo, però siccome non è nella mia genesi crosteggiare, potrei prendere anche l'Arzfia volendo, Allora però io rimango dell'idea che Baden-Württemberg, Baviera, Rheinland-Pfalz, cioè stiamo parlando di posti dove il lavoro comunque c'è, o anche comunque ci metto anche il nord Italia. Se te che voglia de laura, e il disea sempre il menono, se te che voglia de laura, vergotte trove. Se vai voglia di lavorare, ragazzi, qualcosina trovi da lavorare, a qualsiasi età, però che den da fai man, cioè che den da a fan dai man, i man, che den da fai man, non le chiacchiere. Ragazzi, il monaco Shaolin, mio grande amico, che ha fatto sicurezza con me per anni, poi si è rotto le balle anche lui di farla adesso ultimamente, perché già avevo mollato in sicurezza che più che butta fuori facevo il butta dentro. Poi lui ha continuato, adesso con queste storie era arrivato che controllava la mascheriglia più che fare sicurezza, si è rotto le scatole. Lui prima faceva il muratore e a fare quel lavoro lì trova. Cioè ragazzi, se te che vede fa il magut, se te che vede laurea e le fan da in man, guardate nel campo dell'edilizia,
trovate domani mattina se volete fare. Il problema è che oggi tanta gente non ci vuole fare. Quindi il discorso di ma un domani cosa trovi, cosa non trovi? Ragazzi, iniziamo a vivere la vita giorno per giorno. Vivere nel camper, girare e trovare. Chi vuole venire con me? Chi vuole venire a fare questa avventura?